Noi abbiamo svolto questa analisi con l'impiego di centinaia di volontari. In provincia di Bologna sono al 31-12 di quest'anno 820 le imprese che utilizzano ammortizzazioni sociali a vario titolo, coinvolgendo quasi 21.000 lavoratori. E sono sempre al 31-12 69.000 le persone iscritte ai centri per l'impiego. Per quello che riguarda la disoccupazione giovanile, noi oggi tra i 15 e i 24 anni abbiamo circa il 27,8% di giovani disoccupati o comunque impegnati con contratti precari che, come dire, non danno una garanzia sul mantenimento dell'occupazione anche in relazione alla situazione di crisi aziendali che sono, in cui versano. Per quello che riguarda poi i nostri lavoratori, quelli che noi abbiamo sentito, sono particolarmente motivati nell'ambito appunto della loro crescita, del loro profilo professionale. Emerge anche chiaramente come non siano anche disponibili a fronte anche di determinati incentivi a perdere quella dignità e quella qualità del lavoro che essi riconducono essenzialmente alla formazione utile e anche continua, alla definizione di strumenti contrattuali non precari e anche alla partecipazione nei luoghi di lavoro, perché ovviamente è sempre più importante condividere poi anche da parte dei lavoratori, almeno quelli che hanno risposto ai nostri questionari, le politiche di sviluppo aziendale. Noi oggi avanziamo, e concludo, due proposte che ci servirebbero e ci servono come elemento, diciamo, di indirizzo politico da parte del Partito Democratico nei confronti dei livelli istituzionali di governo locale. Il primo è appunto quello del contrasto alla precarietà, che per noi è il male assoluto, attraverso politiche che premino appunto le buone pratiche per l'occupazione stabile e di qualità, sostenendo anche quei vantaggi che possono essere in qualche modo gestiti dalle amministrazioni del territorio. Penso appunto ai vantaggi fiscali, tariffari, alle procedure per le ricollocazioni professionali, alle pratiche, diciamo, di sviluppo urbanistico. Ecco, per le imprese che promuovono appunto buone pratiche, come appunto l'utilizzo dell'apprendistato come forma normale, direi, di ingresso al lavoro, la stabilizzazione dei contratti precari, il limite all'uso dei contratti a termine e quindi l'eliminazione delle forme più precarizzanti dell'organizzazione del lavoro. E poi noi pensiamo che debba essere rinnovata la strumentazione per la salvaguardia, l'innovazione, il sostegno all'imprenditoria e anche un investimento sulle politiche attive per il lavoro che possa più efficacemente passare attraverso l'aggregazione delle risorse, anche economiche, degli strumenti per la gestione della formazione, della riqualificazione, dell'incrocio fra domanda e offerta e della promozione di autoimprenditorialità. Queste sono proposte che noi avanziamo anche sullo sfondo di una disponibilità a ragionare con le forze, con le categorie economiche, produttive, con le parti sociali e con le associazioni del no profit, del terzo settore, su come anche riorganizzare la rete dei nostri servizi socioassistenziali, perché non dimentichiamo che molto spesso il nostro welfare non incrocia, non incontra quel tipo di situazioni, anche un welfare, diciamo, evoluto come quello della nostra realtà bolognese. La ricerca al centro le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori della provincia di Bologna, e abbiamo trovato da una parte ovviamente alcuni squilibri, quindi siamo di fronte ad una risposta che dà maggiore valore per esempio ai titoli di studi più elevati, abbiamo difficoltà per esempio a raccogliere il numero rilevante di lavoratori stranieri che operano anche per le difficoltà linguistiche di compilare il questionario. Abbiamo qualche difficoltà a recepire i lavoratori autonomi. La sorpresa positiva di questo lavoro è che abbiamo intercettato una percentuale significativa di lavoratori cosiddetti atipici, che in genere fanno fatica a trovare una rappresentazione. Tutto ciò che oggi è e che caratterizza ovviamente l'occupazione prevalentemente giovanile. Abbiamo
posto al centro il tema cosa vuol dire oggi la qualità del lavoro, come le persone che lavorano la vivono, e abbiamo immaginato una sorta di confronto fra le aspettative individuali delle persone e la condizione reale. La strada è esattamente questa, una delle strade che questo lavoro ci restituisce è un maggiore investimento sul capitale umano, sulle risorse, sul lavoro e sul loro piena possibilità di poter contribuire. La produttività, in altri termini, la si accresce se crescono i processi di partecipazione. Più che una ricerca, questa è quella che già diciamo, nella vita politica parlamentare secolare di questo paese si chiamava inchiesta. È questo meccanismo che mette assieme il tema del lavoro con un'idea di qualità, con un'idea di, e quindi di partecipazione, che è sempre stato un asset fondamentale di questo paese qui, che come vediamo non in modo automatico, no, ma in modo differenziato, questo elemento viene turbato da aspetti di frammentazione, di precarietà e di eccesso di deregolazione, con degli aspetti anche, diciamo pure, qui là, di frattura generazionale. La gente non vuole solo il lavoro per mangiare, che pure è importante, vuole il lavoro perché il lavoro è la sua quota di trasformazione del mondo, a cui ha diritto, e ha diritto di farlo con soddisfazione. Più o meno sono le cose che ho detto a Monti ieri, ma cosa vogliamo raccontare al mondo noi adesso, parlando di lavoro? Che dopo 15 anni di altre mazzate, o che per Bacco su questo tema riprendiamo un processo di non deprivazione della qualità del lavoro, saldiamo delle rotture che si sono create con la nuova generazione, vediamo un'evoluzione anche dei meccanismi di sostegno a chi non ce l'ha il lavoro, e quindi cerchiamo non, diciamo così, di superare l'eccesso di deregolazione tornando indietro a vecchi, no, guardando avanti, però regolando con civiltà, perché questa è la nostra risorsa. Ci vuole un intervento contro la precarizzazione in eccesso, ci vogliono dei canali di ingresso ben sagomati, che abbiano dentro un'evoluzione anche dell'attribuzione dei diritti. Cioè, bisogna che un ordine di lavoro precario costi un po' di più, quello di lavoro stabile costi un po' di meno. Bisogna metterci nel percorso un po' di formazione, anche vedere un po' di formazione permanente. Bisogna far evolvere gli ammortizzatori, però in un progress che garantisca anche qual è il flusso di risorse. Perché si comincia a parlare di come si dà un po' di lavoro, perché il lavoro è importante, però non è che basti queste cose qua. Qui bisogna mettere dentro un po' di stimolo a questa economia, non dico per affrontare meglio la recessione. C'è il sistema dei pagamenti che non gira, qui. Questo per esempio è un elemento drammatico per le piccole imprese, non paga la pubblica amministrazione, non paga i privati, non dà credito alle banche, ma noi invece di farne lavoro possiamo distruggerne così nel prossimo anno. Questo è urgentissimo, drammaticamente urgente, e poi ci sono cose che si devono fare, sbloccare un po' di iniziative degli enti locali per poter dare un po' di lavoro. E quindi correggere l'elemento del patto di stabilità, è possibile. C'è tutto il campo della green economy, che vuole mobilità, risparmio privato, sull'efficienza energetica. Insomma, abbiamo delle idee, bisogna anche occuparsi di questo, perché se no il lavoro non è che te lo dà immediatamente una riforma del mercato del lavoro.